E continuerò a gridarlo all'infinito, che i bambini conoscano la verità. Non vi picchiate, sono il pazzo. Dio esiste, Dio non esiste, che importanza ha? Fermatevi! Vi siete mai chiesti se l'uomo esiste? Schloime. Non immischiate. Fatelo parlare. Su, parla, Schloime. Dio creò l'uomo a sua immagine. È bello. Schloime ha immagine di Dio. Ma chi l'ha scritta questa frase nella Torah? L'uomo, non Dio. L'uomo. L'ha scritta senza modestia, paragonandosi a Dio. Dio forse ha creato l'uomo, ma l'uomo... Il figlio di Dio ha creato Dio solo per inventare se stesso. Vuoi ripetere? L'uomo ha scritto la Bibbia per paura di essere dimenticato, infischiandosene di Dio. Schloime, abbiamo già abbastanza guai così. Rabbino, noi non amiamo e non preghiamo Dio, ma lo supplichiamo. Lo supplichiamo perché ci aiuti a tirare avanti. Cosa ci importa di Dio per com'è? Ci preoccupiamo solo di noi stessi. Allora la questione non è solo sapere se Dio esiste, ma se noi esistiamo. Bravo! Ecco una bella preghiera. Grazie, Schloime. Agit Shabbes. Agit Shabbes. Agit Shabbes. Agit Shabbes. Ci hai capito niente tu? Sì, tutto. Dio non sa se l'uomo esiste. L'uomo non esiste. E io che sono una scimmia? Bene, uno di meno. Schloime, perché sei tu il matto? Per caso. Io volevo fare il rabbino, ma il posto era già preso. Visto che mancava il matto, ho pensato, fai il matto, se no lo fanno loro, fallo al posto loro. E non ti senti un po' solo? Oh no, non sono i matti che mancano. No, intendevo una donna. Perché non hai moglie, Schloime? Dei bambini, una casa. Ah no, non sono mica matto. Ti spiace se prendo la regina? Li avrei amati troppo. Sarei morto d'amore. Impazzito. No, no, no. Morte.